parte, inizia il primo tempo della partita. Sporting Eur in maglia bianca con le bande sulle spalle d'oro. Attaccano destra verso sinistra invece Laurentum in maglia gialla, che attacca la sinistra verso destra. Piano poi cercava il 7 Falconieri, poi cerca di andare in attacco a Vila Rossi. In battuta Basok, il numero 4, che cerca il compagno vicino a Vila Rossi. Conquistano un'altra rimessa laterale. Basok passa ancora da Vila Rossi il tiro. Palla che va Basok, che vuole mandarla verso Tudose. Mario, bravo. Attiva la chiusura di Falconieri. A Vila Rossi lascia battere Basok, che la mette per Campioni. Gira per il suo numero 4, che purtroppo scivola. Falconi cerca di portarla via. Recupera Falconieri. Gira per Vanicore, rubata da Avila Rossi, la può mettere a Tudose, che l'aggancia il tiro! Palla fuori. Le esce il numero 9 Leonardo Vanicore, entra di nuovo il numero 4 Ryu Falconi. Cerca di farsi vedere, Baghi la mette in avanti per Falconieri sulla sinistra. Chiuso da Basok, palla che viene rimpallata. Rimessa dal fondo per Clatea, esce proprio il numero 4, entra il numero 6 Giacomo Prinzi per la prima volta in campo. Falconi ci può provare il tiro, Clatea, ottima la parata. 0-0, manca poco alla fine di questo primo tempo, ci sono ancora altri 15 minuti, non è finita qui di certo. Ricordiamo che in caso di parità ci saranno i calci di rigore, regolamento che dice sono 3 tiri dal dischetto a testa. Intanto ottimo il tiro di Farinelli e la parata di Morse. Altro gesto di fair play della difesa adesso del Laurentum, che lascia la palla allo Sporting Aur, la mette in mezzo Falconi, la butta dentro Bachi. 1-0, fine di questo primo tempo con il gol di Lorenzo Bachi. Sporting Aur in vantaggio, ancora Ryu Falconi che la mette per Falconieri. Palla sulla traversa, ottima la chance del numero 7, che ci può riprovare ancora. Spera che va adesso tra le braccia dell'estremo difensore Clatea, e c'è il duplice fischio. Finiscono i primi 15 minuti. Sporting Aur 1, Laurentum fischia in questo momento. Sporting Aur sempre in maglia bianca, che attacca da sinistra verso destra in vantaggio per una rete a 0. E Laurentum, che conquista adesso il pallone con Basok da destra verso sinistra in maglia gialla. 1-0 quindi, maturato nel corso del primo tempo, precisamente alla fine. C'è il tiro, intanto c'è il cambio in porta, c'è Cristian Gambellini con il numero 12, passa Davide Rossi, può girarla a Basok, serve proprio il numero 4, si fa vedere Tudose, ma ottima la sovrapposizione di Davide Rossi, che ci prova! Il tiro, palla che va fuori, un po' di stizza, ma sicuramente nessuno si è fatto male, non c'è stato neanche un intervento malizioso. Può battere Mattia Danieli, il capitano. È passato il un terzo del secondo tempo, questa seconda partita della categoria 2009-2010. E poi il tiro e il gol del capitano Mattia Danieli, 2-0, 5. Attenzione qua dietro. Vila Rossi cerca di metterla avanti. Ricordiamo, prima partita giocata tra Parco Leonardo e Real Pistaccio, finita 4-0 per la squadra di proprio della zona di Parco Leonardo. No, Fiumicino intanto un altro gol, quello del numero 7 Daniele Falconieri, si impone, dice di no. Dai, la partita del numero 10, purtroppo sotto di 3 gol il Laurentum, che ha fatto vedere comunque un'ottima partita. Ci prova Vila Rossi,
ancora con il tiro di Vasok a corcio di distanza, quindi il Laurentum. La porta difesa da Gambellini, che cerca adesso di uscire da una situazione pericolosa. Recupera palla infatti Vanicore, che lotta contro Farinelli. Passa a Falconieri, la può mettere in mezzo, sterza il numero 7, si accentra. Farinelli recupera, cade a terra, la passa a Vasok, che riesce ad andarsene già davanti a Villarossi. Fa tutto da solo Vasok con il sinistro, chiusura di... Poi si arresta un secondo, forse aveva sentito il triplice fischio del direttore di gara, ma è quello sbagliato. Abbiamo superato da poco i 15 minuti del secondo tempo. Lunga, avanti, lunga, avanti, lascia Maghi, Mattia, batti tu lungo. Danieli in battuta con il numero 5, cerca e trova Falconieri, che prova a mandarla in avanti. Triplice fischio, finisce qui Sporting Euro 3, Laurentum 1.